È una professione di fede, è il Signore. E allora, ancora una volta, Pietro, in tutta la sua generosità, raggiunge a nuoto la riva e gli altri rientrano con la barca. E Gesù compie un gesto che ormai per loro ricordava qualcosa. Prese il pane e lo diede loro. Ecco, Gesù ha da dispensarci sempre il pane di cui abbiamo bisogno, il pane della sua parola che ci conforta, che ci rafforza nella fede, il pane che è lui stesso, quello che ogni giorno sazia a dismisura il nostro bisogno di Dio, quello che ci dà la forza di iniziare il nuovo tratto di strada, convinti e consapevoli che non siamo soli. Gesù, anche se non lo vediamo, si accompagna a noi e diventa colui che rischiara il cammino, che rinsalda magari a volte i nostri passi stanchi, che riabilita le nostre incertezze donando forza nuova, che ci rende consapevoli che ogni giorno il compito che ci appartiene è quello di testimoniare che Gesù è il Signore risorto per noi.